certe occasioni, sulla base, vanno prese al volo. Stefi, quando sei pronta dammi un ok. Questa idea è già parecchio tempo che ce l'abbiamo, ci siamo confrontati, abbiamo trovato in quattro ruote ASC Guida Sicura un partner assolutamente entusiasta da questo punto di vista. Sapevo che Mobilvetta era sensibile a questo discorso, come lo è già stata anche in passato. Gli ho proposto questa cosa e loro sono stati entusiasti e abbiamo iniziato insieme questa nuova iniziativa. Non ci sono mai stati corsi di guida sicura per camper in Italia, questo è il primo. Siamo molto contenti di essere stati i primi, di farlo anche e soprattutto con loro, perché sono una garanzia di alta professionalità e soprattutto preparazione. È la prima volta che vieni qui? Che vengo qui, sì. Ok, allora, lì avanti a sinistra, ti do io il ok, non ti preoccupare, vai pure che non c'è nessuno. Oh, per piacere, adesso guidami come tu di solito sei abituato a portare, nel tuo stile. Come tu di solito gestisci il camper, sia in termini di velocità che di sterzo e quant'altro, ok? Poi piano piano iniziamo a vedere se c'è da aggiustare o rivedere un attimino qualcosa. La sicurezza in camper è fondamentale e questo lo sanno bene alla Mobilvetta, che in collaborazione con la rivista di settore Caravan e Camper Gran Turismo, per garantire una continua serenità in viaggio, hanno promosso presso il centro prove di Vairano, circuito del mensile automobilistico quattro ruote, il primo corso di guida sicura per camper. Di fatto è la prima edizione in Italia e forse in Europa di un corso di guida sicura strutturato come avviene nel mondo automotive. Oggi più che mai il fatto di poter comunicare che un mezzo è sicuro e maneggevole, si può guidare in totale sicurezza, è un elemento fondamentale. No, la pista non la conosci, quindi è come se fosse una delle tue tante strade che fai nuovissime, quindi devi riuscire a imparare a gestire la curva prima ancora di affrontare la curva. Ti torna? Quindi impara ad alzare lo sguardo e a capire prima di entrare in curva come gira. Tra l'altro, in una situazione come questa, che non sei in una vettura, hai già il sedile abbastanza alto, cioè hai una seduta alta, il parabrezza molto ampio, quindi sfrutta questa particolarità del camper, perché ti aiuta tantissimo ad anticipare quello che potrebbero essere problematiche che affronteresti o in curva o appena fuori dalla curva, d'accordo? In tanti hanno risposto all'appello lanciato dalle pagine della storica rivista milanese, facendo registrare un buon numero di partecipanti all'evento, a conferma che la sicurezza in marcia è un argomento veramente sentito. La prima impressione è positivissima, visto anche proprio l'entusiasmo con cui i partecipanti hanno affrontato la giornata. E quello che ci fa ancora più piacere, dopo la scelta così di passione, del brand, ma la cosa più importante è sapere che si sta guidando un mezzo sicuro. Il camper ha molto più movimento rispetto a una macchina in termini di rollio, ok? Quindi più tu userai lo sterzo, più il camper rimarrà sempre appoggiato, e quindi poi adesso siamo scarichi. Chiaro. Con tutta l'attrezzatura, l'acqua, le stoviglie e quant'altro, considera che chiaramente i movimenti saranno un pochino più accentuati. Paolo, all'uscita rimaniamo a destra. Visto il riscontro, questo primo corso vi è servito anche per capire e testare con mano quelle che sono le garanzie offerte da questi veicoli. Infatti ho parlato con i driver qui della pista e ci hanno detto che sono rimasti sorpresi dalla facilità e dall'handling di guida. Vai, gas, 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 basta. Gas, subito dritto il volante, subito dritto. Subito dritto, subito dritto, ok, subito dritto, vedi che sei lento a raddrizzare, aprilo subito il volante, aprilo. Dopo una full immersion di teoria sugli aspetti fondamentali per una guida corretta e sicura, si è passati alla pratica diretta in pista e sul piazzale per i numerosi partecipanti che non hanno nascosto il proprio entusiasmo durante le varie prove. Bellissima, veramente un'esperienza molto bella, proprio bella. Sono ancora un po'
angosciata perché è impegnativa, però ne valsa la pena assolutamente. Semplicemente meraviglioso, soprattutto esperienze che non ho mai avuto dopo oltre 20 anni di camper. In genere chi guida e chi guida anche il camper è convinto di conoscere tutto, invece? Invece no, non conosci niente, hai acquisito delle esperienze così sul fatto di aver guidato tanto, ma poi magari hai fatto tanti errori. E oltretutto il camper è comunque un mezzo importante che pesa molto, quindi soprattutto la sicurezza prima di tutto. Possiamo elencare questa serie di errori che comunemente facciamo? Ma guardi, io personalmente due in particolare. Uno è lo sguardo, forse quello che ci hanno detto di più. Lo sguardo è sempre puntato basso anziché sull'apertura e su quello che c'è davanti. E l'altro, credo, le mani. La posizione delle mani è forse l'errore più frequente insieme allo sguardo. E un po', guardi, il parallelo è quando vai a sciare. Io sono un autodidatta, ho imparato a sciare da solo. Quando vai col maestro, il maestro ti dice... sbagli qua, sbagli, ma io l'ho sempre fatto, dici, ma invece no, perché da autodidatta hai imparato così. Qui che c'è qualcuno che ti dice che devi imparare a guardare oltre una certa lunghezza, è vero, perché il mezzo va avanti, non puoi guardare attaccato a te. Invece tu sei abituato in città a guidare e guardare subito al di là del muso della macchina. No, devi guardare in profondità, perché il momento stesso in cui tu freni hai già fatto dei metri e sei già a ridosso dell'ostacolo. Le dimensioni contano tanto, soprattutto per le curve. Capire come frenare, come, quando, perché, l'emergenza. La postura. Oggi circoliamo tutti sulla strada, diventiamo elementi particolarmente pericolosi se non siamo in grado di affrontare determinate cose. L'esperienza aiuta, però se l'esperienza la anticipiamo invece di posticiparla al fatto avvenuto, magari si potrebbero salvare tante vite e potremmo evitare tanti danni. La giornata è stata infatti l'occasione per conoscere il proprio reale livello di preparazione, la prontezza di riflessi e le tecniche più idonee ad affrontare le varie difficoltà che si pongono quando ci si mette alla guida di un mezzo, che sia un'auto o un camper. Mi sento molto più padrone della situazione, mi sento più a mio agio in una guida che diventa quasi sportiva, pur essendo in realtà una guida sicura. Abbiamo imparato molte cose, molta più confidenza, abbiamo imparato a usare tutti i sistemi che montano questi mezzi. È difficile provare in pista un camper, e avendo avuto la possibilità è stato veramente molto bello, molto divertente anche da guidare. Presenti tra gli altri anche dei concessionari della Mobilvetta che non hanno voluto perdere questo primo corso di guida sicura, sostenendo positivamente l'evento e gli stessi partecipanti, fra cui anche molti dei propri clienti. Sì, noi dalla nostra parte abbiamo una moltitudine di clienti che hanno proprio paura di mettersi alla guida di questi mezzi considerati grandi rispetto ovviamente a una macchina, quindi bisogna avere certe accortezze, però appunto una giornata come oggi può essere appunto la caratteristica ideale per capire che il mezzo è facilissimo da guidare. Davvero competente e professionale lo staff di istruttori che ininterrottamente ha accompagnato il nutrito gruppo di camperisti durante le varie fasi del corso, mettendo a disposizione la propria esperienza e conoscenza nel campo della sicurezza su strada. È stata una bellissima esperienza non soltanto per noi, ma direi anche per loro. Ho già sentito tutti i commenti dei partecipanti del nostro gruppo principalmente, sono stati tutti molto soddisfatti. Allora, qui in pista erano presenti il Motorhome K-Yacht Technoline 80 e i due nuovi basculanti KAP Technoline 63 e 65. L'utilizzo combinato delle auto e dei camper sinceramente è stato molto utile, come già hanno potuto vedere. E noi abbiamo potuto spiegargli dinamiche, frenate, sterzo con le vetture e piano piano l'abbiamo iniziato a introdurre anche nel concetto del camper. Fisicamente, dinamicamente ogni mezzo si comporta allo stesso modo e loro ormai l'hanno capito, però hanno dovuto associare prima l'automobile e poi comunque i camper. La vacanza è bella che sia piacevole, rilassante e comunque sicura. Loro hanno tutte le loro caratteristiche di sicurezza quando sono nei campeggi, ma adesso gli abbiamo dato un bit in più anche su strada, quindi secondo me è un'ottima iniziativa da poter continuare. Un attestato rilasciato dall'ASC Guida Sicura Quattro Ruote è stato consegnato al termine della giornata ai partecipanti, arricchito da un esclusivo gadget ricordo messo a disposizione da Caravan e Camper Gran Turismo. Noi ci crediamo molto, crediamo che fare un corso di guida sicura sia importante per se stessi e per gli altri. I partecipanti sono stati tutti davvero molto soddisfatti, hanno imparato, si sono divertiti, hanno creato una
bellissima sintonia tra uno e l'altro, i gruppi si sono acclimatati molto bene. Un'esperienza da ripetere, infatti, visto il successo riscosso e l'entusiasmo trasmesso dai partecipanti, avrà sicuramente un seguito. Siamo arrivati al termine della giornata di questo primo corso di guida sicura Mobilvetta. Devo dire è stata un'ottima giornata, un ottimo feedback da parte dei clienti, estremamente soddisfatti, si sono oltretutto divertiti, hanno passato una giornata diversa, soprattutto formativa, e quando il nostro cliente è contento non possiamo che essere anche noi soddisfatti. Pertanto le conclusioni sono assolutamente positive e sicuramente aprono le porte per una seconda edizione di questo evento corso di guida sicura. Insomma, l'obiettivo è stato centrato e proprio a dimostrazione che guidare è un'azione quotidiana, che sia in auto o un camper, Mobilvetta ha messo a disposizione diverse tipologie costruttive di veicoli per permettere la realizzazione di questo primo fortunato corso di guida sicura in camper, per fronteggiare gli imprevisti e guidare in sicurezza, dominando le reazioni istintive in qualsiasi momento, in caso di slalom, frenata, controllando improvvise sbandate del mezzo e soprattutto il temutissimo aquaplaning, causa di molti incidenti, perché guidare un veicolo in modo corretto, efficace e sicuro ti salva la vita.